In occasione dell'inaugurazione della mostra Dante Plus, l'artista pugliese Alessandro Tricarico ha realizzato in Piazza San Francesco un ritratto del volto del sommo poeta lungo ben 47 metri. L'opera, realizzata durante la scorsa notte, ha richiesto quasi 10 ore di lavoro. Il ritratto è infatti composto da un mosaico di poster di carta colorati che, posizionati insieme sulla piazza, formano il volto di Dante Alighieri. Nonostante la realizzazione del progetto abbia richiesto mesi di lavoro, esso sarà visibile soltanto fino a stasera. Data infatti la natura effimera del ritratto, composto da carta e colla, l'artista ha scelto di regalare simbolicamente l'opera alla cittadinanza e chiunque lo desideri potrà prenderne un pezzo a partire dal 19 di oggi. Il progetto è stato reso possibile da Marco Miccoli, ideatore della mostra Dante Plus. È un'installazione temporanea di Alessandro Tricarico, fa parte della mostra Dante Plus, che inaugura quest'oggi appunto alle 18, e chi verrà all'inaugurazione potrà assistere anche allo strappo dell'opera e portarsi a casa un pezzo di carta appunto utilizzata per realizzarla. È stata stampata su carta circa 520 fogli. E è stata utilizzata una, diciamo, colla naturale, nel senso che è farina e acqua e quindi col caldo si asciuga e pian piano si andrà a staccare nel momento in cui, appunto, per l'inaugurazione sarà pronta per essere poi tolta e portata a casa. Come mai l'artista ha scelto di raffigurare Dante a colori in bianco e nero? Il doppio ritratto è stata una scelta dell'artista mentre stava facendo la lavorazione su Photoshop e probabilmente casualmente ha sovrapposto le due immagini, gli sono piaciute abbinarle insieme e ha voluto appunto realizzare questo doppio volto di Dante.